Ciao a tutti, oggi siamo in compagnia di un altro pilastro non solo del motociclismo, ma del motorismo da competizione in generale. Lui è stato meccanico, pilota, costruttore, team manager, ha vinto con tutto, auto, moto e pattini. Ecco a voi Tino Brambilla. Buongiorno signor Brambilla. Buongiorno a lei. Oltre Il signor Brambilla, oltre che essere storia del motorismo di Monza insieme al circuito, secondo la leggenda è anche quello che faceva tremare le ali all'Aquila delle Guzzi sopra i serbatoi. Come sta, signor Brambilla? Insomma, sto come uno di 83 anni. Quindi, tutto sommato bene. Un po' di acciacchi, ma... Lei ha avuto tanto dalle corse. Però nella sua carriera niente è stato né regalato né scontato, tutto guadagnato sul campo. Oltre il sacrificio, l'attitudine e la passione, uno dei suoi punti di forza è stata la forza di volontà. Beh, Da dove è nata questa... Cioè, ce l'avete proprio in famiglia? ce l'abbiamo, diciamo, in famiglia perché anche il Vittorio che l'ho allevato io, l'ho fatto correre, è arrivato a correre in Formula 1 e ha fatto parecchie gare. Insomma, ci ha costato tanti sacrifici, ma anche tante soddisfazioni. Però prima di lei e Vittorio c'è stato un altro, penso Brambilla, Luigi, Sì, che c'aveva una forza di ferro. lui è stato mutilato in guerra dalla guerra del 18, aveva perso un braccio e con un braccio solo correva anche in bicicletta, andava in moto. Insomma. Ha fatto anche il Tour de France e il Giro Sì, d'Italia. Qual sì, è stata la sua prima moto? sì. Rumi? No, la prima moto Quella che lei considera la moto. Un Bianchi 175 Frecciadoro, allora era un 175 che era comunemente stradale, insomma, macchina. Invece la sua ultima moto? L'ultima moto è stato un Suzuki 900 che è lo scooterone, insomma. Tra le tante che ha avuto, c'è stata una sua moto preferita? Sempre preferita al momento. Ah beh, questa è una buona risposta. Oggi va ancora in moto? Vado con uno scooter giù al mare, c'ho uno scooterino, lo uso per andare in paese, andare al ristorante. Qual è il posto più bello dove ha gareggiato? Ma i posti dove gareggi sono tutti uguali, l'importante è vincere. Se vinci è il posto più bello. Come diceva Ferrari, la vittoria più bella non è questa, è la prossima. Esatto. Chi fra i motociclisti le ha dato più filo da torcere? Gary Joachim per me è stato il pilota più veloce in senso assoluto delle moto. È una cosa che dicono tutti a unanime, l'hanno detta sia Grassetti, sia Venturi che Ubiali. E in auto? In auto non ho avuto. In auto non ho visto, diciamo, di quelli che ho gareggiato insieme, non ho visto uno eccelso. Cioè, diciamo, Rint, ecco, l'unico che ha vinto i campionati del mondo che andava veloce. Oltretutto, ero anche un amico. Qual è stato, se c'è stato, il duello un corpo a corpo che ricorda con più piacere? Ma dei duelli a corpo a corpo ne ho fatti con Francisci in Formula 3 diversi e con Williams, Jonathan Williams. A Monza abbiamo fatto due gare esequo. E in moto? Ma in moto dipende da che categoria. Beh, diciamo quello che ricorda lei con più piacere, che tanto da dire, beh, mi è piaciuto sto duello, lo rifarei. Sono tante, tante le gare che ho fatto in moto che non saprei dire. Cioè, i duelli,
che mi sono piaciuti erano quelli che faceva con Dubani. Oggi vede qualcuno che le somiglia? O diciamo nel motociclismo o nell'automobilismo? Ma a dire il vero, l'automobilismo lo guardo poco, il motociclismo lo seguo per televisione, perciò non è che ti posso dare... Diciamo delle... però anche come modo di guidare, è vero che le moto sono diverse e difficili no, a fare dei raffronti. Non si possono fare certi raffronti. Allora, se lei oggi fosse in MotoGP, per dire, quale moto preferirebbe avere? Per dare per fare un ragionamento bisognerebbe averle almeno provate qualcuna. Però diciamo orientativamente, diciamo guardando quello che vedo in televisione, è difficile. È difficile perché un pilota che va forte su una moto sale su un'altra e sparisce. Perciò, succede. Perciò non. Lei era un tecnico che risolveva problemi di tutti i tipi. Se i modelli delle MV superavano i suoi personali con l'Audi, allora andavano avanti ad occhi chiusi. Con la stessa fiducia anche Ferrari le chiedeva le sue opinioni. Qual è stata la sua soddisfazione più grande sotto questo punto di vista? Per dire, di aneddoti ce ne sono tanti, tipo la Fiat 130 che Corrado Augusto e Gianni Agnelli non avevano, cioè avevano però non riuscivano a frenare, oppure la garanzia dell'MV, quella 120.000 chilometri, oppure le facce che facevano gli ingegneri quando si arrampicavano sugli specchi che non sapevano che pesci pigliare davanti ai titolari. Ma guarda, soddisfazioni ne ho avute parecchie, molte. E una delle soddisfazioni è che non mi ha mai licenziato nessuno e sono sempre andato via per conto mio. Soprattutto di questi tempi è una gran cosa, però già 60 anni fa... Oltretutto, a fine carriera, ho fatto i collaudi per la Pirelli per circa 10 anni, 15, e con l'ingegner Mezzanotte Turchietti abbiamo, io facevo i collaudi e sono state provate quelle gomme che usano adesso per correre i Superbike. Lei si è mai ispirato a qualcuno in moto o in auto? Diciamo, aveva un esempio? No. Come Tennoni? Tenni, scusi, Omobo Tenni. Ero un tifoso di Omobono. Ma ero ragazzino. Vabbè, però magari uno... Sì, mi è rimasto il casco, il colore del casco. Che era rosso con tre pua bianchi. Con un pua e due mezzi. Un'altra cosa distinta fra le altre cose è sempre stato quello di aiutare i suoi avversari se si trovavano in difficoltà. Perché sono sempre stato sportivo. Perché comunque era la pista che doveva decidere chi era il migliore. Esatto. Ricorda qualcun altro oltre lei che a quei tempi eravate tutti amici fuori e dentro la pista, più o meno? Più o meno, sì. Ricorda qualcun altro oltre lei che si comportava così in maniera molto sportiva? No. Che quando avevo bisogno era sempre il camion del Brambilla che doveva... Magari era quello più attrezzato. Esatto. Dove sono finite oggi le sue moto e le sue auto? Ma le moto mie non ne ho mai avute, quelle da competizione. C'avevo un 125 che era quello che mi aveva comprato mio padre, che poi era stato venduto a un ragazzo di Brescia che correva anche col Guzzi, si chiamava, era concessionario della moto Guzzi, si chiamava, correva col padre, madonna, quella moto lì è andata a finire in Svizzera, il resto io... Tutte moto ufficiali, non ho mai avuto moto mie, non ne ho mai avute da corsa, da competizione. Quella famosa Ferrari Dino che lei ha usato per fare collaudi su e giù per l'Italia, esiste ancora? Sì, è a Milano, ce l'ha un signore che
che tratta tessuti. La usa per fare raduni? Sì, esatto. Le capita mai di incontrarla in qualche raduno? No, no, da quando l'ho consegnata non l'ho più vista. Ma se la vedesse in giro, le piacerebbe di farci un giro sopra? No. C'ha già girato abbastanza? Ci ho fatto più di 20.000 km, perciò non... La leggenda vuole che quando lei metteva a punto le sue auto per la Formula 3, per fare le gare, lei andasse a provarle al circuito di Monza, diciamo portandole dall'officina al circuito per strada. Con le macchine in moto, però l'officina era vicino al parco. E non l'hanno mai fermata i vigili? No, a quell'epoca si poteva fare quello e altro. Beati loro. Oggi lei ha circa 83 anni, no? E no, 83 non circa, 80... già superati. 83 precisi. No, ormai sono passati da 6 mesi. Quando rinnova la patente, no? Adesso... La devo rinnovare fra un mese, il 19. Quando lei va a rinnovare la patente, c'è qualcuno che si ricorda chi è, diciamo, il campione che è stato, no, o non guardano in faccia nessuno? Non guardano nessuno. Io non, oltretutto non sono il tipo che mi presento per quello che ho fatto. Quello che ho fatto, basta. Non c'entra più niente. Anche se io personalmente non me la sentirei di togliere la patente a quello che è stato un campione, se toccasse a me farlo. Quando non sono più all'altezza di guidare, smetto senza bisogno di toglierla. Appunto. E alla fine con cosa le piaceva più correre, in auto o in moto? Ah, l'importante era vincere, correre in macchina o in moto o con i patini o in bicicletta non mi interessava. Lei ha prestato i suoi servigi alle due scuderie migliori del suo tempo, che vantavano anche, diciamo, il fregio di essere le più titolate delle loro categorie, l'MV Augusta e la scuderia Ferrari. Sia il conte Domenico Augusta che l'ingegner Enzo Ferrari avevano la reputazione di mettere molta soggezione a chi avevano intorno. È vero. Si dice in giro che quando loro entravano nei reparti di lavoro si creava anche improvviso silenzio. Lei, che non ha mai avuto peli sullo stomaco e non li ha mai mandati a dire le cose, e pensava e diceva quel che realmente pensava, diciamo, in maniera diretta. Tanto che io sappia, forse lei è stato l'unico pilota dell'MV ad andarsene sbattendo la porta quando le chiesero per ordini di scuderia di togliere il gas sul traguardo. Beh, più di una volta mi hanno chiesto di chiudere il gas, però quando sono andato via è perché il commentatore Augusto mi ha detto: ma io ti pago, perciò devi fare quello che voglio io. E io ci ho detto: no, se vuole i soldi, lei venga pure da me che le faccio un assegno. Con chi è stato più soddisfacente lavorare? Ma devo dire che è stato soddisfacente lavorare con tutti. Io ho lavorato con l'MV, ho lavorato con la Bianchi, poi con la Ferrari, ho lavorato con l'Alfa Romeo, ho fatto i collaudi a Balocco per diverso tempo per le TZ e le GTA, insieme a Zeccoli e compagnia. E per me è sempre stato un lavoro, non facevo differenza. E chi tra Ferrari e Domenico Augusta? Erano due uomini che si assomigliavano molto. Infatti, quello che volevo chiedere è: chi è che suggestionava di più i propri dipendenti? Chi era quello più temuto, secondo lei? Questo non glielo so dire, perché a dire il vero io non mi sono mai fatto... No, però diciamo, lei guardando chi lavorava intorno a lei... Ma di me ha sempre avuto un certo rispetto, quando c'era da lavorare mi diceva: bisogna fare questo lavoro, tu cosa dici? Io davo la mia opinione e sono sempre andato d'accordo sia con uno che con l'altro. Ultima domanda. Quello che avete fatto lei e suo fratello Vittorio
Lo dovete anche grazie ai collaboratori che avete avuto nella vostra officina. Perché Giusto. è vero che voi eravate quelli in pista che correvano, però c'erano quelli che lavoravano in officina Sì, sulle comune io ho riparazioni. avuto dei ragazzi in officina a lavorare che erano d'oro, sono d'oro ancora adesso, perché oltretutto hanno un rispetto di me che è una roba incredibile. Infatti, quello che volevo chiedere, no? Oltre al fatto che lavoravano con passione fino a mezzanotte, Ho fatto più ore dell'orologio. diciamo, queste sono persone a cui lei ha insegnato tanto, sia dal punto di vista umano che tecnico. Lei, oggi come oggi, è più orgoglioso di quello che lei ha fatto, intendo, formando persone dal punto di vista tecnico-umano che a tutt'oggi ancora la ringraziano e l'ammirano e che io sappia fanno parte della sua famiglia? O è più felice di quello che ha avuto, inteso come la carriera sportiva e diciamo che le ha dato mo modo di correre, vincere e vivere la vita che voleva fare? La più grande soddisfazione è che ho sempre voluto fare quello che volevo e in più ho insegnato ai ragazzi, diciamo, il vivere di questo mondo e hanno ancora molto rispetto di me, ancora adesso che hanno delle officine, lavorano per conto loro, qualcuno è già in pensione, qualcuno però. Ha sempre dato l'anima, per l'officina Brambilla hanno sempre dato l'anima a tutti. Si vede che l'officina Brambilla lo meritava. Signor Brambilla, è stato un piacere, ma è stato soprattutto un onore. Grazie, Grazie. grazie a lei. Saluti. Signor Brambilla, senta, mi ha detto Silvio Grassetti che alla curva Lesmo, qui al circuito di Monza, ci sono dei bei fagiani. Se lei ha una moto da prestarmi, 5-10 minuti, stasera le offro una cena a base di fagiano. A parte che di moto io in casa non ne ho, in più prendere i fagiani deve prendere il fucile perché prendere con le moto ne può capitare uno su mille. È possibile che quell'1 su 1000 capita sempre a Grassetti? Beh, Grassetti deve essere fortunato.